Ciao ragazzi! Benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo degli acquisti del Pescare Show. Allora, siamo andati a Pescare Show, Fiera di Vicenza 2020. Veramente bella come sempre. Sempre tanta roba. Per carità, diciamo che si sta un po'... Anno dopo anno va sempre un po' più... decadendo un po'. Esatto. Però comunque è una fiera che merita. Esatto. Merita andarci per vedere le novità. Vedere sia spinning freshwater, spinning saltwater, nautica, traina, barche, spinning, un sacco di cose. È veramente una fiera spettacolare. Poi a Vicenza lì il posto è veramente magnifico, sì. E avveniristico al massimo, e si ha la possibilità di parlare con tutte le persone che si vogliono. Veramente fantastico. Comunque la fiera è andata bene. Sì. Abbiamo peccato per un padiglione che hanno chiuso. Ah, sì. Perché l'anno scorso ce n'erano di più e c'era più spazio. Sì, sì. Qua era tutto più ristretto. L'area shopping soprattutto era più piccola, cosa che ci è pianto il cuore, veramente. Esatto. È una cosa comunque, che proprio ci è mancata, lo stand Shimano per vedere le novità. Sì, perché non c'era lo stand Shimano. Comunque speriamo che si riprenda un po' questa storia. E comunque qualcosa acquisti l'abbiamo preso. Come sentite, qualcosa l'abbiamo comprato lo stesso. Andiamo a vederli. Allora, con l'andare del tempo cerchiamo di prendere cose un po' più qualitative, quindi magari non prendiamo 10 esche, ma ne prendiamo 4 o 5, però più mirate e magari di qualità più alta. Esatto. Allora, direi di iniziare subito. Ste, questo è tuo. Esatto. Allora, Spinnerbite, ne abbiamo presi due, cioè praticamente uguali ma con colorazioni diverse, così dopo ce li possiamo scambiare. Eccolo qua, fantastici, e sono veramente spettacolari. Io lo desideravo da tantissimo tempo. 28 grammi, esatto, doppia paletta Willow, veramente spettacolare. Colorazione, sì, palette dorate, palette argentate. Sì, e a grande sorpresa le palette dietro sono verdi Table Fuzz, e quindi sono veramente ottime. Ottimo acquisto, anche un prezzo abbastanza onesto, spettacolare. Il prossimo. Andiamo. Poi io, dopo tanto tempo, sono riuscito a trovare questa. Una swim bait veramente fantastica, la 4Play di Savage Gear. E purtroppo non ho trovato la colorazione che volevo, perché io la volevo argentata, però comunque anche dorata non è malvagia. 4 sezioni, non mi ricordo più, 20 cm, 65 grammi, slow sinking. Questa prenderà un bel file, sono sicuro. Allora, poi, come sempre, noi acquistiamo i Martin. Esatto. Scusi. L'anno scorso abbiamo preso, ne abbiamo presi, una tipo, ventina, la ventina, credo, insieme, e nell'anno la ventina l'abbiamo persa. Li abbiamo lasciati super gli alberi dappertutto. Quindi questi qua saranno i nuovi nostri compagni di avventure nei canaletti e nei fiumi, sperando di ritrovarli il prossimo anno. Dopodiché, Ste, tu cosa hai acquistato? Hai preso questi? Allora, io ho preso questi due qua. Praticamente, questo della Yozuri. Cranchettini. Sì, c'è un cranchettino piccolo per cavedani, trautaria e via dicendo. E anche questo qui, della Viper. Fantastico, cavoli. 3 grammi, 5,5 centimetri. Questo invece, che il cranchettino piccolo, sono 2 grammi per 30 mm. Fantastico, cavoli. Dopodiché, un po' più hard, ho preso il mio primo jerk. Quest'anno voglio pescare a jerk, non ho trovato quello che volevo, però... Aspetta, perché comunque... c'è la... Madonna. No, spettacolare comunque, veramente fenomenale. Dell'Abu Garcia, questo qua è 57 grammi, 150 mm. Ha una forma un po' ambigua, però... È un po' strano, però... Ho visto un sacco di video e merita. Dovrebbe catturare parecchio, quindi speriamo bene. Acquisti pochi ma mirati. Dopodiché siamo andati sempre da Daiwa a prendere i nostri amati cappellini, che ogni anno se li danno. Ne prendiamo uno, cavoli. Tac. E sono veramente spettacolari. Nuova edizione di cappellini. Sono Daiwa, tra l'altro, che ha fatto delle novità veramente pazzesche quest'anno, presentando Saltiga e Luvias.
Esatto. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con tante persone lì dello staff e siamo sempre contenti, cavoli. Persone fantastiche. Molto bene. Siamo pronti. Team Daiwa. Va bene ragazzi, comunque in breve questi erano i nostri acquisti, la fiera è spettacolare, andateci perché merita. Sì, comunque gli acquisti so che non sono tantissimi, però abbiamo puntato più alla qualità e più quello che ci serve, sì, di prendere cose che comunque ci piacevano e poi li lasciamo là. L'anno scorso ne abbiamo presi molti di più perché avevamo la cassetta da riempire, quest'anno... Madonna, se ne abbiamo presi di più l'anno scorso. Sì, l'anno scorso abbiamo preso circa 30 artificiali, sì, mi sembra. Quest'anno abbiamo preso quello che ci mancava, la chicca qua, la chicca là. Comunque, peccato che l'area shopping sia un po' più piccola. Esatto. Va bene ragazzi, questo era in breve. Questo video è finito, continuate a seguirci. Lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Seguiteci sui social, i link sono sempre in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, alla prossima! Wow!